banco questa mappa rispetto alla moto stock. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sì, come vedete dal mio sfondo sono di nuovo a Fermignano, ma oggi testeremo un componente molto 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 succulento. Infatti quando sono stato a Grello nel video test di AG Suspension, che vi lascio qui in alto a destra, e assieme a me ha girato Gioele Mencarelli, che è un mio amico, e ho sentito subito che la sua moto aveva un suono un po' particolare, aveva il limitatore un po' più alto, e gli ho detto: ma che cavolo hai montato sta moto, è un reattore? Guarda, ho montato una centralina, guarda, se vuoi te la faccio provare. E quindi, eccolo qua. Ringrazio Salucci Service che mi ha dato l'opportunità di provare questa centralina. Questa non è la versione definitiva, ma è una centralina muletto, perché lui fa provare anche queste centraline ad altre persone. Quindi se volete provare anche voi questa centralina, che è una JD Racing, lui è il rivenditore per la zona Centro Italia, quindi contattatelo per poterla provare in pista. Qui caricata c'è una mappa che è quella specifica per KTM Husqvarna Gas Gas con scarico a Krapovic. Adesso facciamo un giro test giusto per provare un po' la pista con la moto originale, con la centralina stock. Poi andiamo, montiamo questa e via! Let's go into the track! Oggi è una roba impressionante. È un biliardo. Forse è la più bella di sempre oggi. A parte sto doppio qui, che c'è sto dentino che bisogna prenderlo col gas, perché sennò butta sulla ruota dietro che scalcia. Per il resto fa paura. Oggi che cazzo di pista è, ma è stupenda, oggi è da mondiale, mondiale. Hanno dato l'irrigazione giusta, forse ci voleva anche qualcosina in più, però bellissima, bellissima, fresata, ci fanno dei tempi da paura. Già al primo turno girovagando un po', ho già fatto il mio record personale, ho fatto 55,2 contro il 56 e qualcosa delle ultime volte, quindi sono davvero molto molto contento. Però adesso è arrivato il momento clou di questo video, perché andremo a montare questa bella centralina, che non vi dico quanti cavalli ha, che darà in più perché l'hanno provata al banco, ma ve lo dirò alla fine, quindi state con noi fino alla fine. Adesso la montiamo. Per montare questa centralina mi sono avvalso del mio amico e assistente Gioele, che mi ha fatto fare questa bellissima prova, e quindi andiamo a montare la centralina. È abbastanza semplice, però lui, siccome l'ha già fatto, sa meglio di me dove mettere le mani. Prima cosa ovviamente è togliere la sella, prima cosa. Quindi vabbè, dopo se avete gas gas, KTM, insomma, tanto lo sapete come si toglie la sella. Vale, questa la appoggiamo fuori. Questa è la famosissima centralina. Allora, adesso qui dobbiamo forse togliere lo spinotto, penso.
Sì. Così? Guarda, alzi qua, sì. Alzi qua e sfili. Aspetta, prima però devi togliere. Ah, ok. Aspetta. Conviene prima toglierla? Sì, è qua. Vai. Ma sfili. Ah, ok. Olè. Ok. Quando l'avete tolta dalla gomma. Allora, tagliamo questo. Quello no, dovrebbe okay. essere. Sì, sì, quello non serve. Ok. Olè. Sfiliamo la gomma. Okay. Di questa è la centralina. Quella è la centralina originale. Si stacca lo spinotto. E questa è la centralina originale Kane. Adesso andiamo a montare con la full power. Allora, guarda che scatolina. Salucci Racing Service, scatolina Racing. Questa non è la versione definitiva, ma è la versione muletto che da lui per farla provare. Questi è un connettore per selezionare le due mappe. In quella definitiva c'è il bottone da mettere al manubrio, che dopo vi farò vedere come viene. Comunque così è una mappa, inserendola c'è è la seconda mappa. Nel nostro caso abbiamo montato solo una mappa per provarla, quindi noi li lasciamo staccati o attaccati, comunque li isoliamo per evitare problemi. E adesso lo andiamo a montare. Allora, prima staccala qua. È un po' cortino, quindi. Vai. Olè, clic. È più piccola di quella originale. Ah, allora, è vero. Questa, aspetta, togliamo. Spellicoliamo. Spellicoliamo. È un pacco regalo, eh. Olè. Ok. Adesso qua la infili, vai. Allora, questa la infiliamo così. Esatto. Vai, giù, 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 giù. Dobbiamo mettere il preservativo. Ale, basta, basta. Tanto già arrivo, guarda. Ma per escludere il bottone invece? No, non serve, tanto... Ah, non serve? No, non ho posto. Ok. Quindi qua poi la mandi giù. Aspetta, qui non c'è andata. Ok. Ok. Olè. Adesso isoliamo un attimo i due fili, rimontiamo l'ascella e possiamo entrare a full power. Centralina montata, adesso andiamo a sentire tutta questa bella cavalleria, cavalleria, questi bei salitoni, e vediamo di abbassare un po' il tempo. Let's go into the track. Ma è bella perché c'è proprio subito lo spunto. Ah, la prima parte del tocco del gas che è rimasta invariata mi piace, perché non la voglio troppo brusca. Però poi che spinta. Thank you.
aspettare qualche minuto prima di fare questa conclusione, perché sarebbe stata tutta completamente bippata, perché sono veramente gasato. La moto mi è piaciuta molto, c'è una enorme differenza. Ho aspettato a dirvelo fino adesso, perché al banco questa mappa rispetto alla moto stock ci ballano 4 cavalli. 4 cavalli. E si sentono veramente, veramente tanto. Al primo tocco del gas è rimasta morbida come l'originale, poi mano a mano è sempre più progressiva. Diciamo dai 2000 ai 9000 più o meno la spinta è quella, forse aumenta un pochino, poi dai 10 ai 14 e mezzo che entra il limitatore è una furia, è veramente impressionante. Questa centralina che mi hanno dato da provare ha solamente una mappa e ha il limitatore più alto rispetto alla moto stock. Penso che se la farò fare, farò la prima mappa con il limitatore come l'originale KTM e la seconda come questa. Ho provato a vedere il limitatore, ci sono riuscito solamente in un salto, perché in pista è veramente difficile arrivare al limitatore e sembra che ti esplode il motore sotto il culo, è veramente impressionante. Sono molto molto contento e ringrazio Gioele, ringrazio Salucci Service che mi ha dato l'opportunità di provare questa centralina, ma adesso lascio la parola a voi, mi dovete dire la devo comprare o non la devo comprare, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto un bel like, cliccate il tastino iscriviti per rimanere connessi con me e noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!